è vero, è andato oggettivo, i motivi lo sappiamo quali sono, sono motivi di bilancio dell'amministrazione che riguarda non soltanto questo settore, riguarda lo Stato in generale, motivo per il quale c'è anche disoccupazione, motivo per il quale c'è anche aumento di una certa tipologia di reati. L'altra volta abbiamo arrestato un tizio che ha rubato e abbiamo beccato, ecco, come in due secondi segnalazione, dopo neanche un minuto già il palazzo era stato cerchiato a Picanello. Da Librino venivano gli autori del reato, il tizio che ha rubato dice: guarda, io lavoro in un'azienda fino a un paio di anni fa, mi hanno licenziato, ho quasi 47 anni, cosa devo fare? La risposta sua è stata questa: dove devo andare? Io ho una famiglia, figli e quant'altro, ditemi voi cosa devo fare. E quindi mi sono rimodernato, cioè facendo il ladro, cosa che prima non prevedevo assolutamente di fare. Quindi questo è un dato, e questo fa il paio con la carenza di denari che ci sono a livello centrale, e quindi anche per riparare le autorità. Abbiamo un terzo delle due funzionanti rispetto al parco auto nostro complessivo. Ecco, quindi noi mettiamo il periodo buono, nel senso non tra un po' di meno, perché facciamo 7, 8, 9 autovetture, più quelle dei carabinieri, quindi parliamo soltanto di auto con quelle di istituto, poi ci sono quelle, come diceva la collega, anche l'amministrativa, scuola mobile, eccetera, quindi pensativa averne sul territorio circa 17, 18 persone.